Cantante, autore di grandi artisti italiani internazionali come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Damien Rice e Bryan Adams, ha firmato la colonna sonora della serie TV di grande successo Braccialetti Rossi. Nicolò Agliardi racconta se stesso in Resto, antologia composta dai due CD Ora e Ancora, con 25 brani, di cui 3 inediti. Resto perché dopo, direi, 20 anni di non so quanto onorata, ma sicuramente carriera, ho la fortuna di poter dire a me stesso che ci sono, cioè ci sono nel lavoro che faccio, ci sono con, come dire, quella, magari quella posizione leggermente nelle retrovie, ma è bello poter dire che sono rimasto. Ci sono qua delle canzoni in questa antologia che io sentivo proprio il bisogno di cantare e di ricantare, perché queste sono canzoni in verità che nascono 10 o più anni fa. Sono canzoni, lo posso dire con una certa franchezza, che non sempre sono state realizzate come secondo me avrebbero dovuto, o meglio, magari all'epoca mi sembrava giusto il vestito che le avevamo dato. Quando le ho riascoltate in questi anni, soprattutto quando le ho suonate con i miei musicisti, abbiamo proprio capito come che avremmo avuto piacere ad ascoltarle in maniera diversa. Gli angeli bianchi nel cielo mi ammazzano senza di lei. Nel deserto fumare, parlare a qualcuno è ciò che vorrei. Ora contiene 10 canzoni completamente rifatte, come se fosse un disco nuovo. Ancora contiene brani parzialmente modificati o ricantati. La raccolta in generale è un omaggio alle persone che in tutti questi anni hanno lavorato con il cantautore. Le canzoni, per fortuna, sono una forma d'arte che hanno la possibilità di essere rimaneggiata e svestita, spogliate e rivestite con un abito diverso. Questo è stato un po' il lavoro, chiamiamolo così, di restauro di Resto. L'inedito Johnny è il ritratto di un adolescente liberamente ispirato all'esperienza di genitore affidatario dell'artista. È la storia sua, ma in realtà è la storia di qualunque ragazzo di 18 anni che vive in un paese che è il nostro, non importa se è originario dell'Italia, non importa se invece arriva da un altro paese, quello che conta è che vive in una terra che sicuramente offre, sicuramente può offrire. Quello che è certo è che per poter raccogliere ciò che la terra offre serve avere mani capaci e serve avere, insomma, serve essere addestrati. L'Italia è un paese che sicuramente dà delle possibilità, ma devi poterle anche, devi capire dove andarle a prendere.